Bernabucci all'epoca non era un attore, era un amico di Carlo che, se ricordo bene, lavorava in una libreria, quindi tutt'altro che il ruolo che faceva. Però lui nella vita, ovviamente, quello che tutti hanno visto sullo schermo era così un po' anche della vita, è una persona molto, molto divertente, molto per bene. Certo, ogni tanto un po' grossier, perché lui aveva questo modo di scherzare, improvvisamente raccontava delle cose che lasciamo perdere, non è il caso, però era una persona colta, molto per bene, eccetera, eccetera. E ricordo che una cosa non piacevolissima, io sono andato al suo funerale, che adesso non c'è più, e dei vecchi compagni di scuola non c'era nessuno, questo, c'ero solo io e Mattioli, che non c'entrava niente, insomma. E questo mi è un po' dispiaciuto, perché io poi non è che lo frequentassi. Cioè, all'epoca, subito dopo il film, ovviamente, come tutte le cose, no? Uno si frequenta un po', poi si perde, no? Tranne che con Verdone, che ho fatto diverse cose con lui, un altro film, una campagna pubblicitaria, un sacco di roba. Quindi con Verdone sono rimasto a stretto contatto per altri 2 o 3 anni. Ma gli altri, tranne Maurizio Ferrini, con il quale siamo diventati molto amici, poi gli altri non ci siamo più visti. Anche un'attrice sono diventata amico, ma non ci siamo più visti. Però qualche volta siamo incontrati, però io ho ritenuto andarci a questo funerale, ecco, mi è dispiaciuto che non c'era nessuno. Carlo Verdone, se ricordo bene, era proprio fuori Roma per impegni, perché altrimenti credo che lui Certo, no. sarebbe venuto. Però ecco, era un po' contrastante Bernabucci, appunto, se ricordo bene, lui era dove andava lui a comprare i libri, no? Tutta Bernabucci, te l'aspetti che sta, che ne so, con tutto il rispetto, ma in un altro tipo di negozio, so, caffetta, che non so. E invece lui stava in una libreria, diciamo, questa è una cosa, una persona molto simpatica, ecco.